Più di un centinaio di trattori sono partiti da Rutigliano arrivando fino a Torre a Mare e ritornando di nuovo verso Mola. La protesta degli agricoltori prosegue da nord verso sud e tocca adesso anche il sud-est barese. Dopo il sit-in nel paese dei Fischietti, i manifestanti si sono mossi questo giovedì attraverso le statali per far arrivare la propria voce fino alle istituzioni, ripetendo quanto visto negli scorsi giorni anche in altre regioni italiane. Da queste parti poi le criticità della protesta nazionale si uniscono anche ad altre più peculiari legate ai settori dell'uva da tavola e dell'ortofrutta. Spero che ci vede lo Stato, perché se non ci vede ci faremo vedere noi. Siete tutti di Rutigliano? Sì, no, anche Conversano, qualcuno di Nicastro e i paesi d'intorno. Produrre non è più possibile, i costi di produzione sono elevati e soprattutto ci rivolgiamo all'Unione Europea, dove abbiamo una concorrenza sleale che sarebbe questa benedetta globalizzazione. Cioè chiediamo un libero di scambio di merci tra nazioni UE UE, però chiediamo almeno una cosa sacrosanta, cioè che tutte le merci che entrano in Italia devono corrispondere alle stesse etiche e disciplinari che noi produttori italiani rispettiamo. La protesta proseguirà quasi sicuramente anche nei prossimi giorni, con gli agricoltori pronti a portare i propri trattori anche sotto le sedi delle istituzioni. Fino a quando proseguirete con la protesta? Fino a quando non si sa. Forse una settimana, 10 giorni, quanto ci vuole? Il pensiero è di andare a Roma, ci stiamo organizzando per andare a Roma con i trattori, li caricheremo sulla bisarca e andremo a Roma.